Si è appena conclusa la 15ª edizione di Una Torre di Libri, un ricco calendario di presentazioni e dibattiti che nella serata di venerdì 22 luglio ha visto al centro un personaggio che riveste un'importanza particolare non solo qui nelle Valli Valdesi, ma presso tutto il movimento di emancipazione femminile. Parliamo di Lidia Poët, che nel 1883 fu la prima donna italiana a entrare nell'ordine degli avvocati, non prima di aver combattuto una dura battaglia contro un sistema fortemente impregnato di patriarcato e misoginia. Un personaggio talmente importante nel rompere schemi secolari che persino la più importante piattaforma di fiction on demand ha deciso di produrre una miniserie che ne racconta la vita. Oltre alla serie, naturalmente, sono stati scritti anche dei libri che tengono viva la sua memoria. Le autrici di due di questi, Clara Bonus e Cristina Ricci, sono state sul palco di Una Torre di Libri per ripercorrere le tappe di questa storia e anche per riflettere sulla sua attualità. L'attuale libro è una rivisitazione, un ampliamento, diciamo, di quello che io avevo scritto, sia riguardo a Lidia, attraverso delle interviste fatte dei suoi discendenti, sia per quanto riguarda la seconda parte, che è una parte che riguarda invece il cammino delle donne nelle attività giuridiche, non solo le avvocate ma anche le magistrate. Lidia Poët è stata sicuramente una figura fondamentale per l'emancipazione femminile in molti campi e non solo in quello dell'avvocatura. Quello che mi ha spinto fondamentalmente è avere scoperto questa donna e l'aver notato che di lei si era persa praticamente la memoria. La mola principale che mi ha spinto a fare la ricerca e cercare di trovare al di là dei documenti la sua figura, la sua personalità, cercare di capire chi era lei come donna. In particolare nel libro di Clara Bonus il tema dell'attualità viene affrontato attraverso l'analisi della situazione odierna che vede nella parità tra sessi un percorso tutt'altro che compiuto. Lidia Poët è stata la pietra miliare che ha praticamente fatto iniziare le donne nella giurisprudenza una strada. Le donne hanno riuscito giuridicamente la parità. I diritti sono stati acquisiti, quello che manca ancora è pienamente è la cultura, nel senso che le donne non possono accedere, o perlomeno ne sono ancora poche che riescono ad accedere ai gradi superiori dell'avvocatura. C'è ancora una parte di clientela che preferisce farsi difendere da un uomo. Un personaggio, quello di Lidia Poët, che emerge anche nella sua umanità e nel contrasto tra una figura estremamente garbata e discreta, accompagnata però da una determinazione e una profondità di pensiero che la rendono un personaggio complesso e interessante. Lidia appare come una persona molto determinata, e la sua storia comunque lo dimostra, appare come una persona però anche molto schiva, mossa da uno spirito di quella che era la sua cultura, quindi uno spirito di carità e di voler far del bene per gli altri, indipendentemente da chi fossero questi altri. Gli unici accenni che si sono trovati sono quelli nelle cronache dei quotidiani, dei giornali, e quindi i due giornalisti che l'hanno intervistata. Viene presentata al suo primo congresso internazionale come una ragazza che arriva trafelata, sale sul palco e arrossisce davanti agli applausi del pubblico. E ciò nonostante il suo intervento è un intervento importante.